Iniziare questo culto, alleluia, mettendo la nostra vita davanti all'Eterno nelle mani del Signore, alleluia, presentandoci, come diceva questo cantico, come un regale sacerdozio, come gente santa, alleluia, considerata e data a Dio. Alziamo le nostre mani, alleluia, giovani e tutti quelli che siamo qua, fratelli, alziamo le nostre mani e presentiamoci davanti al volto dell'Eterno affinché, alleluia, in questo momento Dio possa ricevere la nostra adorazione. Padre Eterno, Dio Onnipotente, Signore, Tu sei lo stesso ieri, oggi in eterno. La Tua parola, Signore, disse dove sono Tu o tre riuniti nel mio nome, che Tu sei, oh Dio, in mezzo a noi. Tu sei Spirito, Tu sei verità, Tu sei la luce di questo mondo, Padre. Tu sei quello che rende, Signore, forte al debole, Signore. Tu sei quello che rende saggio, Signore, a colui, Signore, che non vale niente, Padre. Tu sei quello che innalza, Signore, al più piccolo. Perciò, Signore, in questa sera noi presentiamo, Signore, la nostra vita davanti a Te, Signore, come un popolo acquistato da Te, come una gioventù, Signore, valorosa nelle Tue mani. Nel nome di Gesù Cristo Ti ringraziamo, Padre Eterno. Amen e amen. Gloria a Dio. Leggiamo la parola del Signore. Il nostro fratello Francesco. Amen. Quanti possono glorificare il nome del Signore Gesù? Gloria a Dio, amen. Quanti sono felici di essere qui? Quanti si gozano nel Signore? Alleluia. Quanti viviamo la vita in gioia? Perché il Signore ci ha dato la gioia, amen. Possiamo aprire le nostre Bibbie in Isaia 41 e leggeremo in maniera alternata dal versetto 2 fino al versetto 13. Quando abbiamo il testo biblico possiamo dare una lode al Signore. Isaia 41 dal versetto 2 al versetto 13. Se il tuo compagno ha una Bibbia potete leggere insieme. Condividiamo la parola di Dio. Leggiamo, fratelli, dal 2 al 13 in maniera alternata. Chi ha suscitato un giusto dall'est chiamandolo ai suoi piedi? Chi gli ha consegnato le nazioni e sottomesso i re? Egli gli dà come polvere la sua spada e come stoppia dispersa il suo arco. Chi ha operato e compiuto questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, l'Eterno, sono il primo e con gli ultimi sarò sempre lo stesso. Paura, della terra, tremano, e sono
Ognuno aiuta il suo compagno e dice al proprio fratello: coraggio. Oh, ma tu Israele, mio servo Giacobbe, che io ho scelto, progenie d'Abramo, mio amico. Che ho preso dall'estremità della terra, mi ha chiamato dagli angoli, mi ha chiamato di esse, e ti ho detto: tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho reputato. Non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Tutti insieme, 12 e 13, tu li cercherai, ma non troverai più quelli che contendevano con te, quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, cosa che non esiste più, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, ti prendo per la mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Quanti danno lode al Signore, alleluia! Oh, che bello che è questa parola, in cui possiamo vedere che noi siamo stati scelti fin dall'inizio. E così come Dio ci ha scelti dall'inizio, così sarà Lui alla nostra sempre, in ogni momento della nostra vita. Possiamo leggere ancora il versetto 8 tutti insieme. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe, che io ti ho scelto, progenie di Abramo, mio amico. Che promessa preziosa che è questa sera. Noi non siamo chiunque, noi non siamo qualunque cosa. Tu, io, puoi dire al tuo compagno: tu sei amico di Dio, tu sei figlio di Dio. Alleluia! E con questa stessa allegria, con questa stessa gioia, che io ti invito a condividere questo pomeriggio, possiamo pregare, amen, e iniziare questo culto chiedendo al Signore che sia Lui a operare, che non sia solo la tua persona qui a fare uno spazio in più, ma che lo Spirito di Dio discenda, che possiamo sentire la sua presenza, che i nostri corpi siano tempio dello Spirito, come abbiamo sentito, e dove c'è Dio c'è libertà. E il primo che sente libertà alza la sua mano e alza la sua voce al cielo: oh Signore Padre Celestiale, tu che sei tutto, Padre, per noi. Oh, noi ti preghiamo in quest'ora, che il tuo Spirito scenda in questa chiesa, perché la chiesa non è un locale, la chiesa siamo noi. Oh, la chiesa non sono le quattro pareti, la chiesa sono i cuori di queste persone, Signore, che hanno fiducia nella tua risurrezione, che hanno fiducia, Signore, nel tuo Spirito Santo, e noi sappiamo che tu lo farai ancora. Oh, tu ancora battezzerai nuove lingue, tu ancora, Signore, darai potenza dal cielo a ognuno di noi, nel tuo nome santo, Padre Celestiale. Oh, usa il direttore, usa il predicatore, usa i musici, usa le canzoni, Signore, gli speciali, che possiamo essere concentrati, Signore, oh, che possiamo essere noi stessi con tutto il nostro corpo, la nostra mente, il nostro spirito, non qui, se non per lodare Dio, alleluia. Oh, il nostro scopo, la nostra unica motivo di tutto, è la tua lode, la tua espressione. Oh sì, Signore, manda il tuo spirito, alleluia. Gloria a Dio. Questo avete di nuovo i fratelli. In questo momento chiamo la sorella Lidia Parisio, alleluia, che serve al Signore per un inno spirituale. Quanti danno gloria a Dio? Quanti sono contenti di essere qui? Io sono felice perché so che qui c'è Dio, c'è la presenza del nostro Signore. In questo momento mi hanno chiesto di cantare una canzone. E io pensavo: Signore, di alla mia vita che cosa manca, che cosa ho bisogno per essere sempre di più afferrata a te. E c'è stata una semplice risposta, perché ho capito che senza fede noi non possiamo fare niente. La parola dice che se tu hai fede potrai spostare le montagne, se tu hai fede potrai essere guarito, se tu hai fede potrai essere sanato da quel problema. Gloria a Dio. Solo con fede. E io non so se adesso, in questo momento, il popolo del Signore vuole credere nel proprio cuore che Dio è qui e che Dio è potente. Io non lo so che situazione tu stai attraversando, non so che situazione hai attraversato.
attraversato e solo Dio sa che situazione tu potrai attraversare. Ma se tu sai che Dio è con te e tu hai fede che Dio è con te, allora ogni cosa nella sua volontà andrà